Allora, se tu in un consiglio comunale di giovedì, mettiamo ipotetica la data, mi dici che domani mi fai avere il materiale, giovedì, venerdì, sabato, lunedì, 23 aprile, grazie Paolo, una settimana da buono, ma il subito per me è entro una settimana arriva. E invece abbiamo dovuto sollecitare al prefetto con due mail che venne inserita nel consiglio comunale, visto che dall'ufficio non ci perveniva niente, abbiamo chiamato l'autorità somma, perché se chiedendo e protocollando non arriva, e se chiedendo sollecitato quindi in consiglio comunale non arriva, da chi andiamo? Andiamo dal capo, ok, perfetto, bene, con due mail. Poi il funzionario Fabiano è stato gentilissimo, dopo qualcosa è successo nel frattempo. Chiederai a lui? Scusami, se no sarebbe successo prima. Dopo è arrivato telefonata, è arrivato tutto, documentazioni, per cui ok. Allora io mi chiedo, si potrebbero sentire le cose, che se quando chiediamo qualcosa invece di aspettare tre mesi arrivassero subito, tanti documenti se ci sono tre mesi prima ci sono anche tre mesi dopo, o cambiamento. Quindi la fatica la facciamo noi, ma facciamo fare brutta figura anche a voi come maggioranza, che non mi sembra carino, e anche agli uffici, perché probabilmente è arrivato un invito da qualcuno. E allora questo evitiamolo, perché insomma non siamo né a Milano né a New York, diamoci una mano, noi chiediamo una cosa, poi perché se i documenti sono disponibili, non siamo. A tale riguardo, io chiedo, chiediamo, io parlo di tanto in prima persona, scusate, ma tenendo fede al verbale del 23 aprile, sì, sono state fatte delle affermazioni, e per quello noi abbiamo chiesto poi la documentazione, perché sì, sono state fatte delle affermazioni che nelle scuole medie sono state fatte dei lavori. Siccome a me non risultava, e siccome sono come San Tommaso, abbiamo chiesto documentazione di questi atti che voi avevate dichiarato che erano stati fatti. Siccome dicendo, vai accendo, perché non è l'ordine del giorno. Perché non essendo l'ordine del giorno. Sì, ma siamo in amicizia, no? Va bene, ma sto parlando di una cosa che non è stata messa in ordine del giorno. Poi il segretario ci spiegherà perché comunque. Va bene. Non è che l'ordine del giorno che è fatto a piacimento del sindaco o delle minoranze. Allora, io contesto il verbale del 23 aprile, siccome sono state mosse delle. Allora, tu contesti il verbale o la registrazione? Sono due cose diverse. Il manuale, la registrazione. Quello che io ho scritto, quindi cos'è? Il verbale che deriva da una registrazione, stessa cosa? No, il verbale è quello che viene approvato, quella è la registrazione degli interventi. Ok, allora, contesti la registrazione. La registrazione, quello che è stato detto, perché ci sono delle difformità che a me non che il geometra Fabiano, ha detto, ok? Ha dichiarato che ha reso copia e che avrai anche il sindaco. Allora, ci sono state fatte delle dichiarazioni che voi avete redatto. Ma posso chiederti una cosa? Sì. Perché non fate un'interrogazione specifica su questo, visto che è una cosa comunque articolata? Il gruppo di minoranza chiede perché il sindaco ha dichiarato questo, questo e questo, mentre gli uffici producono questo, questo e questo. Che mi sembra che questo sia il tenore del tuo intervento. Mi sembrava di poter fare tutto entro oggi, se a qualcuno da segretario. No, più che altro perché non sappiamo in che verbale metterlo. Ci sono delle questioni che, vedo, delle volte vengono risolte in modo informale. Per esempio,
non c'è pervenuta comunicazione scritta del nominativo del consigliere di minoranza per, la casa, per il nuovo consiglio della casa di riposo. È stata, una questione che è stata risolta verbalmente in modo informale. Allora, così come verbalmente in modo informale è stata risolta una questione importante, propongo di risolvere in modo informale anche questa questione per informare eventuali ulteriori discussioni. Segretario, risolviamo in maniera informale questa questione sostanziale. Io credo di aver capito che un punto è la documentazione che il gruppo minoranza ha legittimamente richiesto e quindi mi pare che sia stata fornita, sì, perché ancorché in ritardo. Un conto è l'intervenzione su aspetti specifici e adesso non può dare, diciamo, dalla mera documentazione. L'intervenzione appunto fa riferimento alla richiesta di chiarimenti sotto alcuni aspetti amministrativi. Dal momento che c'è il dottor Fabiano che vuole rispondere in maniera opportuna, allora, approfitto. Allora, in questo caso, se voi proponete un'intervenzione sulla documentazione che avete ottenuto, se il sindaco o altri componenti del punto o il tecnico sono in grado di rispondere immediatamente, va bene, altrimenti è rinviato un consiglio successivo. Allora chiedo se il dottor Fabiani è in grado di rispondere, visto che la documentazione l'ha data lui e ce l'ho qua. Vediamo, però, chiariamo però una cosa prima di tutto. Allora, ripeto quello che ho detto lo scorso consiglio comunale. La documentazione non ce l'ha il sindaco nel suo cassetto, per cui non è il sindaco che decide di darvela o non darvela, come voi avete scritto su tutti i giornali, che il sindaco non vi dà la documentazione. La documentazione è vero che la richiedete al sindaco, ma è l'ufficio che la produce, ok? Se io quella sera del consiglio ti dico domani provvedo a sollecitare, non significa domani ti do le carte che ti mandano. Il giorno dopo Diego è qui a poter testimoniarlo, l'ho chiamato e gli ho detto: Diego, per cortesia, stanno attendendo la documentazione, ok? Dopodiché la documentazione è arrivata della prefettura, noi non abbiamo nessuna notizia, nel senso mai pervenuta nessuna comunicazione della prefettura rispetto a questa vostra lamentela, e le carte vi sono arrivate semplicemente perché Diego è riuscito a fornirvele, non, almeno che sei stato chiamato dalla prefettura? No. Ah, no, neanche io. Per cui questo potete verificarlo tranquillamente con la prefettura. Per cui adesso... Scusi? Quindi, a me neanche da dire, la colpa è del funzionario. Chi dal 23 aprile non risponde. Dal 14 febbraio e dal 23 aprile, che confusione gli date. Ma come mai sto ritardo? Innanzitutto, per quanto riguarda la documentazione, sono stato un po', diciamo, da subito, preso come dire in inganno, perché ma mi sono ingannato da solo ovviamente, non da voi. La richiesta era i lavori eseguiti dall'amministrazione di stabile di proprietà dell'ascita Fondazione Canova e della Marchesa di Viti a scuola elementare. Allora, io avevo inteso che si trattava di lavori eseguiti sulla Marchesa, che sono i lavori che ho eseguito io, che ho seguito io da quando sono responsabile del patrimonio e della manutenzione anche del comune di Crespano. Invece poi ho scoperto che sono stati prontamente consegnati ovviamente alla documentazione relativa a quei lavori. Poi ho scoperto che invece avevo capito male, voi volevate proprio tutti i lavori che erano stati fatti tempi, diciamo, ragionevoli, che non posso risalire a periodi. E allora sono stato contattato anche dal sindaco, appunto, quindi diceva no, guarda che chiedono altro, poi che ho contattato successivamente proprio per capire cosa. Sì, la richiesta è chiara, è questa. Cioè, entrato in inganno, se io le leggo, chiedono che venga consegnata loro copia della documentazione dei lavori eseguiti dall'amministrazione negli stabili di proprietà dell'ascito e della marchessa e adibiti a scuola media e a palestra comunale. Quindi non è? Sì. Guardi, appunto io l'ho sicuramente intesa male, io proprio per questo fatto, che io lo seguo da un paio d'anni,
e gli unici lavori che avevo eseguito io di una certa mole erano quelli sulla Marchesa, quindi ho consegnato la documentazione della Marchesa. Poi vi prego, per il futuro, se ritenete che la documentazione sia insufficiente o non sia quella che intendevate voi, di contattarmi personalmente, io per quanto posso. Poi appunto il sindaco ha detto no, guarda che vogliono altro, allora io ho contattato per capire cosa mi serviva e la documentazione era anche non facilissima da reperire, ho potuto sentire i colleghi che poi non si ricordavano, poi qualcuno era anche andato via, quindi sì, avrei visto l'amore, non è indifferente. Sì, no, vi prego per il futuro, sì, se non ottenete o non ottenete quello che vi chiedete, se non me la voglio dare, ovviamente avete ragione andare non da prefetto anche dai carabinieri, ma se proprio ho inteso male di contattarmi di chiederlo. E la ringrazio perché dopo ci siamo sentiti anche perché telefono, è arrivato tutto a posto. La difficoltà. Questa cosa è chiarita una volta per tutte o mi trovo ancora sul giornale che non vi voglio dare la documentazione? No, adesso continuo se permette. Sì, no, però questo è il primo aspetto. Questo è il primo aspetto, perché comunque sono stata accusata di non voler consegnarvi documenti. Guarda che, allora, quando io mando, quando noi mandiamo una lettera... Allora, te lo spiego di nuovo, no, è il funzionario che provvede... Ma guarda, qua c'è scritto il sindaco in primis, devi leggere, e se hai problemi di comprendonio, la rileggi due volte, quando c'è una rete, congiunzione... No, forse non c'è, forse problemi di comprendonio c'è tu, perché è la quinta volta che ti spiego questa cosa. La lettera arriva al sindaco, il sindaco la inoltra all'ufficio. Non la leggi tu? Certo che l'ho letta! Ma io l'ufficio mi risponde, non passa mica tramite me, perché io non metto mica in nessun veto, nessun controllo rispetto alla documentazione che mi viene fornita. Io quella sera in consiglio vi ho detto, pensavo l'aveste già esaurita questa cosa, pensavo ti fosse stato consegnato tutto. E no. L'ho scoperto. Nell'ultimo consiglio che pensava che ci fosse stata consegnata. L'ho scoperto quando mi avete detto che non vi hanno fatto più una richiesta di accesso agli atti. Io. Lei ha preso quella sera che sì. Tant'è vero che vi ho chiesto, ma come non vi è stata ancora consegnata? Domani mattina verifico e. Come ancora consegnata? Lo sapeva che l'avevamo fatta la domanda o no? Ma certo, gliel'avete detto anche quella sera. Cioè nel corso dell'ultimo consiglio lei sapeva che avevamo fatto la domanda. Le richieste di accesso agli atti le ho viste. Come? Le richieste vostre di accesso agli atti. No, lei quella sera ha detto che non ha visto niente. Nell'ultimo consiglio ha detto che non sapeva, niente. È stato verbalizzato, quindi ha detto che non sapeva niente. Posso non ricordarvi, visto che chiedete un sacco di cose? Va bene, non può succedere, credo, no? Non ricorda bene il suo caso. Detto questo, ripeto, la documentazione che viene fornita non passa al vaglio del sindaco, vi arriva direttamente, per cui io posso anche non sapere che vi è stata mandata un giorno piuttosto che un altro, oppure non ce l'avete ancora avuta. Chiaro? Sai la cosa che mi lascia un po' perplessa, che ci lascia un po' perplessi? Quando io parlo qua del verbale, sì, della lista, quando tu dici che è stata fatta, abbiamo fatto l'indagine sismica, lo sapevi che aveva una scadenza, sì, l'ha fatta questa amministrazione nel 2012, abbiamo fatto il certificato incendio, no, le ha fatte questa amministrazione, è verbalizzato. Allora, io qui, perché il dottor Fabiano, gentilissimo, c'è tutto, però le date non quelle, ma non mica tanto, cioè nel senso, che tante cosine che tu dici di aver fatto. No, tu devi prendere il certificato di idoneità. No, me ne scusami. Però permettimi, siamo fuori dall'ordine del giorno. Sì, ma stai parlando ogni due per tre, perché è bene. Ma non devi lasciare finire del giorno. Dopo non parlo più, promesso. Promesso. Dopo lascio campo libero ai miei colleghi. Allora, tu parli di certificato di. Aspetta, sismicità, parli di certificato di idoneità statica, mi scuso, e che è diverso dal che dire che è una scuola antisismica, sono due cose. Ma non l'ho mai detto che è una scuola antisismica, ti ho detto che è stata fatta l'indagine antisismica, che è un'altra cosa. Allora, io ho in mano
il certificato di idoneità statica, che non era obbligatorio, come avete detto voi, entro il 2008, ma entro il 2014, con proroga entro il 2024. Puoi leggere l'inizio di quel certificato, che cosa dice l'ingegnere? Puoi leggere? Richiesta documentazione in data 27... No, vabbè, non l'oggetto della vostra risposta. Il certificato, l'ultimo documento che vi ha allegato, c'è scritto che ai sensi per provvedere all'indagine sismica sono stati fatti tutta una serie di lavori, pertanto fornisce anche il certificato di idoneità statica. Guarda che a me risulta, dopo un tecnico... Sì, sarà lo spiegativo. Ecco, però tra le due cose, se no si chiamerebbe in maniera diversa, uguale, c'è un po' di diversità, se no sarebbero lo stesso tipo di certificato. Comunque, a parte questo, che dopo spiegherà anche il dottor Fabiano, io mi rivolgo, cioè mi riferisco al certificato antincendio, a tanti lavori che voi avete detto di aver fatto, perché risulta così, che invece risultano dalla cronologia essere stati fatti dall'amministrazione precedente. E allora? L'importante è che la scuola sia a posto, però dire che uno ha un merito quando l'ha fatto un altro, scusate, anche no. Puoi leggere che cosa ha fatto l'amministrazione precedente? Allora, gli impianti? Allora, messa a norma degli impianti elettrici. Non c'entra quello dell'antincendio? A dopo arrivo. Messa a norma degli impianti elettrici delle scuole elementari e medie, qua non leggo tutto, ci sono in cifre, certo. Tutto, se volete leggere. Legge anche l'anno, che così siamo sicuri. 2004. Perfetto. Costruzione scale di sicurezza presso la scuola media, anno 2005, spesa, X, ok. Ricordo che io ero vice sindaco dal 2002 al 2007, per correttezza. Ma tu hai dichiarato, le ha fatte questa amministrazione. Sì, ma l'indagine è vero? Ma guarda che un sindaco, è gravissimo che un sindaco... Mia, è gravissimo continuare ad accusare... In America ci sarebbe l'impeachment. Posso finire, ma l'impeachment non fa un piacere. È gravissimo continuare a dire che un sindaco racconta balle. Io sto parlando... Guarda che qua c'è un documento, tecnico, mica me lo so scritto io. Ma cosa stai dicendo? L'indagine sismica l'ha fatta questa amministrazione, il certificato di prevenzione incendi non c'era, ok? Aspetta. E la documentazione? Allora, interventi di adeguamento alla normativa antincendio 2007. La finiamo di sparare con gli altri. Adesso ti spiega il tecnico. Lavori di sistemazione di tendaggi 2009, lavori di riparazione, non l'ho scritto io, l'ho scritto il tuo tecnico. Lavori di riparazione e adeguamento impianto elettrico 2009, acquisto di tenda protezione accesso disabili 2009, lavori di pittura eccetera 2009, lavori di sistemazione aula, automazione cancello e accesso disabili nelle scuole medie 2009, lavori di sistemazione di tendaggi di tessuto ignifugo con vari accessori eccetera 2010, lavori di rifacimento del manto di copertura delle scuole medie realizzati nell'anno 2011, lavori di pittura e manutenzione ordinaria 2011, intervento di manutenzione infissi 2011 e da dopo, non al merito quello che avete fatto voi, perché io sono sincera, lavori di consolidamento architravi delle finestre delle scuole medie 2013, verifica antisismica 2013, che non è però il certificato di idoneità antisismica, e lavori di adeguamento delle superfici vetrate l'avete fatto voi. Allora, quello che avete fatto voi, bene, quello che non avete fatto voi, non l'avete fatto voi. Per favore, lasciamo spiegare alla geometra Fabiana la differenza rispetto a un certificato di idoneità statica e l'indagine sismica e com'è la situazione rispetto alla prevenzione incendi alle scuole medie. Sì, dunque, la verifica degli edifici, diciamo, fatta dall'ingegnere Mondini, che poi ha portato il certificato di idoneità statica, non vuole dire che cosa è stata fotografa la situazione, lo stato di fatto dell'edificio e le criticità che poi sono emerse da questo. Fornisce chiaramente il quadro e il certificato, cioè di
di unità statica, esattamente come Per quanto riguarda la parte antincendio, non c'è certificato di prevenzione incendi. Sono stati fatti una serie di lavori nel corso degli anni che però non hanno portato all'emissione del certificato, che verrebbe rilasciato solo una volta che fossero eseguiti tutta una serie di lavori che appaiono cospicui da fare, una scuola in costruzione, insomma. Ma sono stati fatti? Sono stati fatti una serie di interventi. No, ma quelli per completare l'iter sono stati fatti. No. E quelli che sono stati fatti finora parzialmente, chi li ha fatti? Chi li ha fatti? Prima. Qua. E allora ho dichiarato vero, non è che mi sono inventata le cose. Ma noi abbiamo iniziato le procedure per richiedere il certificato. Nel momento in cui è arrivato il contributo per la costruzione della nuova scuola, a quel punto il gioco non valeva più la candela, nel senso che gli investimenti erano troppi, ma la richiesta del certificato di prevenzione incendi non è mai stata fatta, se non prima. Ma Lisa, basta dire la verità, sai. Ma io l'ho detta la verità, se tu capisci quello che vuoi, è un problema tuo. È scritto qui, l'abbiamo fatto noi, mica vero? Perché non l'avete fatto nella parte prima, nella parte finale. Cioè dopo la gente va a vedere, perché non siamo mica dei bambini. Allora, posso dare una risposta anch'io? Perché tutto questo discorso che si trascina da parecchi consigli e che non viene mai chiarito, alla fine crea della grande confusione. La prima confusione è idoneità statica e antisismica, che sono due cose diverse. Idoneità statica vuol dire che il fabbricato in condizioni normali di utilizzo è staticamente verificato e non ha problemi immediati, quindi come scuola non ha problemi. Tutt'altra cosa è il discorso dell'antisismico. Quel fabbricato, da queste verifiche, è risultato che non è adeguato, come ovviamente si sapeva. Queste verifiche sono state istituite da una legge del 2003. E sono state fatte da noi nel 2013. Cosa ha comportato aver fatto queste verifiche? Ha comportato che, diversamente da quello che è sempre stato ipotizzato prima, la scuola media è presa peggio delle scuole elementari. L'amministrazione precedente ha fatto molti più lavori sulle scuole medie perché riteneva le scuole elementari da buttare via. Noi abbiamo dimostrato che è esattamente il contrario. Questo non è che l'abbiamo dimostrato noi, l'ha dimostrato l'ingegnere Mondin con queste verifiche che noi abbiamo fatto fare. Dal momento in cui si è verificato che le scuole medie erano l'edificio scolastico con i maggiori problemi, ci siamo attivati per realizzare le scuole nuove. E infatti poco dopo, qualche mese dopo, un anno dopo, abbiamo preso un contributo per fare le scuole nuove. E in quel momento è risultato abbastanza poco conveniente e vantaggioso andare a fare degli investimenti importanti su un fabbricato difficilmente adeguabile, anzi impossibile da adeguare, difficilmente migliorabile, e soprattutto che da qui a pochi anni sarebbe stato sostituito da un edificio totalmente nuovo. Quindi era stato fatto a livello di antincendio, è vero che non c'è un certificato di prevenzione incendi, sono stati fatti nel corso degli anni una serie di interventi propedeutici all'ottenimento di questo certificato, ma il grosso degli interventi erano da fare in centrale termica e non erano ancora stati realizzati. Si è fatto uno studio dall'ingegner Pontarollo, che ha fatto tutta una serie di valutazioni dei preventivi, dei contenuti medici su quello che bisognava fare per adeguare, per ottenere il certificato di prevenzione incendi. C'è da dire che la normativa sulla prevenzione incendi nel corso degli anni, soprattutto per gli edifici scolastici, ha subito diverse modifiche, l'ultima modifica del 2017, che quindi ha di fatto superato anche tutto quello che era lo studio che noi avevamo fatto precedentemente. Però, giustamente, essendo una situazione che si trascinava da diversi anni ed essendo prossima alla realizzazione di una nuova scuola, abbiamo ritenuto di non investire in questo edificio, andando viceversa ad adeguare sismicamente le scuole elementari, come abbiamo fatto nel corso dell'anno scorso. Ma è giusto, è giustissimo questo tuo appunto, e ci sta. E io volevo solo che venisse messo in chiaro che certe dichiarazioni che avete fatto in consiglio comunale non sono proprio corrette. Appunto, se posso dire. Perché altrimenti sembro aver detto io delle stupidate quando invece magari è il contrario. Il problema, se posso dirlo, senza voler fare polemica, è che spesso vengono tirati fuori degli argomenti non attinenti all'oggetto, argomenti che possono, non dico che non vadano affrontati,
però probabilmente affrontati nella maniera sbagliata possono generare delle dichiarazioni magari che vengono mal interpretate, perché probabilmente non ci sono tutte le carte. Quindi per la prossima volta, come è stato detto prima, se fate un'interrogazione specifica su alcuni argomenti, vediamo di arrivare preparati ed evitare di capirci male e dopo di dover tornare sul... Sì, ma l'altra volta l'oggetto era l'ordine del giorno, quindi io sono contenta che ammettiate che magari presi dalla foga avete lasciato delle dichiarazioni, perché non avete documenti. Chiedo scusa, intanto sì, cioè certo, partiva tutto dalla vostra interrogazione che dichiarava le scuole medie non agibili, perché questo era il tema quella sera. Detto questo. La dichiarazione del proprietario dello stabile, non è che lo sono inventata io, non è mia materia. Sì, ma vi ho già detto quella sera che io rispondo di quello che dico io, non di quello che dice il presidente, l'ex presidente della fondazione Canova. Ma quello se non hai documenti, ma è un altro esempio di fraintendimento. Non avere l'agibilità non è un fabbricato inagibile, sono due cose diverse. Quindi se l'argomento viene trattato completamente e si va in profondità, si capiscono le cose. Se invece si parla, si va di vecchia e se ne parla nei momenti che non sono attinenti a quell'intervento, si rischia di capirci male e di generare delle polemiche successive che non hanno senso. Allora, detto questo, adesso vorrei andare avanti con questo finale, però. Un attimo solo, l'ultima dichiarazione. E la dichiarazione sarà che io dichiaro una cosa e invece ne faccio un'altra. Deve avere un attimo di fiducia. Allora, le cose avrebbero potuto essere fatte bene se dal 14 febbraio ci aveste dato modo di parlarne in maniera appropriata. Chiuso. Ringrazio Jonathan Fabiano anche per essersi scusato e aver dovuto subire. No, ma... Ok. E passo allora appunto all'ordine del giorno numero 2, siamo ancora qui. Interrogazione, scusate, siamo a 2. Interrogazione in merito al sito sul quale sarà edificata la nuova scuola primaria. Do lettura della risposta per iscritto del responsabile dei servizi del servizio associato lavori pubblici. Vista l'interrogazione, date lettura dell'interrogazione. Ecco, volevo appunto fare la lettura di quello che ho chiesto, perché certo. Ci sono due righe e sono abbastanza semplici. Prego, dottor Signore. Allora, siccome è una cosa che è partita ancora da quando è nato il discorso delle scuole, noi abbiamo sempre affermato che il sito dove dovevano essere costruite era quello, l'ho detto 50 volte. Adesso chiediamo, e che venga detto, perché siccome nel tempo dopo non è mai stato asseverato, che il posto dove saranno costruite le scuole elementari è quello del mappale, se non mi sbaglio, 1221. Allora abbiamo chiesto se è stato individuato il luogo nel quale verranno ricostruite le nuove scuole elementari, abbiamo scritto in adiacenza alle scuole medie che sono in costruzione, che non c'entra il discorso, perché sono due cose distinte. Allora, io desidererei che lei, signora sindaca, questa sera mi dicesse che le scuole elementari saranno costruite, non si sa come, perché i progetti devono arrivare, ci sono tante cose, ma su quel sito che è stato individuato quando la determina tecnica del 2016 aveva individuato, cioè il famoso mappale 1121 foglio catastale numero 6. Io volevo, cioè noi volevamo chiedere solo che ci fosse fatto questa affermazione, basta, perché a me non interessa quello che sarà il destino delle associazioni che stanno usufruendo queste cose qua, non mi interessa loro se sono assunte le loro responsabilità, a me non interessa niente. Ma siccome nel corso del tempo, e lei lo sa benissimo signora sindaca, che siamo stati accusati di aver detto cose non vere, parlo inerente a questo argomento. Okay. Ma solo che io voglio solo quello. Allora, e la ringrazio se mi risponde. Di nulla.
Contestualizzo leggendo quello che riscrive il responsabile del Servizio Associato ai Lavori Pubblici, l'architetto Petrenca. Vista la relazione di interrogazione in oggetto, che qui si intende richiamata, per quanto di competenza dello scrivente ufficio si comunica quanto segue. Come è noto, l'istanza di partecipazione al bando relativo alle scuole innovative, pubblicata dalla Regione Veneto con DGR 1.200. Sì, poi ve la consegno per iscritto. 1.200, sì, ma non parla di quello che interessa a voi. 1.206 del 2015, in attuazione alla legge 107 del 2015 e del decreto ministeriale 593 del 7/8/2015, indicava quale sedime della nuova scuola primaria un'area di circa 10.000 metri quadri posta a sud del campo da calcio e facente parte del mappale 1.121 del foglio 16 del comune di Crespano del Grappa. Su tale area, pertanto, si sono cimentati i partecipanti al concorso di idee scuole innovative, indetto e svolto dal MIUR, e recentemente concludersi con l'affidamento definitivo dei premi relativi in favore dei tre progettisti individuati dalla commissione di esperti appositamente nominata. L'amministrazione comunale, cui spetta il conferimento di incarico per le successive fasi di progettazione, dopo essere stata edotta dei risultati del concorso suddetto e dopo aver partecipato in data 28 marzo 2018 ad un incontro convocato dal MIUR per illustrare le modalità di proseguo dei finanziamenti di scuole innovative, è in attesa di ricevere una nota da parte di INAI, ente competente per la realizzazione dei lavori, che chiarisca le procedure da attivare e le relative tempistiche. Aggiornamento di stamattina, la nota INAI citata nell'ultimo capoverso è pervenuta al protocollo in data 29 maggio ed è in corso di istruttoria da parte di questo ufficio. Essa in buona sostanza conferma quanto sopra esposto, ovvero che l'amministrazione comunale spetta il conferimento di incarico per le successive fasi di progettazione e domanda all'ente la tempistica ipotizzata per il suddetto affidamento. Tutto questo per dire che siamo ancora in una fase di definizione di alcune cose. Il sito, voi sapete, come detto anche dall'architetto Petrenca, che per presentare la richiesta di contributo è stato individuato quell'area. Sapete anche che la volontà di questa amministrazione è comunque di individuare un'area più adatta e il sindaco sta attendendo un governo, magari nel frattempo, che ci aiuterebbe molto su questo, però sto attendendo l'appuntamento congiunto con la dottoressa Galimberti e con il dottor Stella, che è dirigente INAI, proprio per andare a spiegare la situazione dei mappali a Crespano del Grappa e capire insieme a loro, insieme allo studio di fattibilità che è stato fatto rispetto alla pianificazione di parcheggio e viabilità, qual è la soluzione migliore da condividere con loro. Successivamente si provvederà a dare l'incarico per la progettazione. Questa è la soluzione, per cui ad oggi il sindaco di Crespano e l'amministrazione di Crespano non sa dirvi esattamente dove verrà costruita la scuola. Ecco, allora a proposito di questo... Anche perché, sì, come detto anche nel precedente consiglio in cui avete chiesto la stessa cosa, sì, sapete che essendoci comunque nel momento in cui dovesse essere individuata l'area della scuola, deve esserci fatta una variante, verrà convocata una commissione e urbanisticamente la valuteremo insieme. Ma mi scusi signora Sinaga, perché mi pare che fosse un requisito essenziale quando avete fatto il concorso presso il Ministero, il requisito essenziale era che ci fosse un terreno di vostra proprietà. Certo. Allora, se adesso lei mi dice che magari la nuova progettazione che è in corso, di cui non si sa, può essere fatta, dico una cosa, mettiamo 2 chilometri più in su o più in giù. No, questo non può essere. Questo non può essere. Allora, deve essere su quel sedime, ovviamente, e deve essere, no, se nel frattempo... Se no sarebbe invalidato il titolo per cui avete... Beh, siete riusciti a entrare nel giro del Ministero, no? Sì, ma non era il requisito fondamentale, il requisito era uno dei requisiti. Era la dimensione del terreno che si metteva dentro. Non che fosse di proprietà del comune. Beh, certo, dovevi mettere a disposizione, poi mica, sì, mettere il terreno di un altro. Sì. Beh, per carità, voglio dire, tutto può essere. Spero che non vogliamo, spero che non sia vostra intenzione sollevare questioni rispetto alla legittimità di questo o quello, perché questo significa perdere il contributo, ma non fate perdere questa amministrazione, non fate perdere al comune di Crespano, al territorio, tutto. Noi no, semplicemente noi
Noi volevamo solo uscire. Nel momento in cui il sindaco e i tecnici andranno al ministero e di fronte all'INA raggiungeranno la soluzione, tanto sarete informati, però quello sarà legittimato. Sì, ma su quello non quello ci sarà legittimato, cioè non è il sindaco che si mette a spostare una scuola, no, è un'operazione. Questo è il motivo per cui. Guarda, che la mia richiesta era puramente di verità. Di sapere la verità. E la verità è questa. La verità è questa, ecco, la verità è questa, basta, non c'è altro da dire. Benissimo. Perché comunque io vorrei aggiungere che se in base a tutto quello che farete con gli urli, gli incontri, eccetera, 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 venisse trovato un altro posto per fare la scuola, se mi permettete, questi giochini fatti, perché durano da 2 anni, perché la delibera del tecnico del 2016, ma le cose, la vostra scelta politica è stata fatta prima ancora del 2016, perché avete individuato che un vostro obiettivo dovevano essere fatte le scuole, perché le scuole che ci sono non sono in grado di essere sufficienti. Questa era la vostra intenzione e dovevate trovare per forza, era un vostro obiettivo politico. Sì, però scusate, indiscutibile, non si può discutere questo. Sì, scusi Tonino, però sì. Siccome voi fate le pulce a tutto quello che dico io, giochetti di questa amministrazione non lo accetto. Non sono i ritardi giochetti di questa amministrazione, sono i ritardi dovuti al NIUR. Perché il NIUR ha scritto, come vi ho appena letto, è arrivata ieri la lettera da... Ne abbiamo anche noi una visione... Dal 28 marzo, dove si annunciava che entro 10 giorni sarebbe arrivata la lettera dell'INAIL, la lettera dell'INAIL è arrivata il 29 marzo. L'architetto Petricca mi ha dato delle esaurienti risposte sulle lungaggini di queste cose. No, perché prima diceva i giochetti... Sappiamo che gli uffici burocratici sono così e buonanotte. Però noi stamattina, se mi permette, io e il dottor Pellegara, siccome lei ha fatto delle dichiarazioni al mondo che dovete trovarvi, no? Abbiamo qui quello, siamo andati alla ricerca del discorso della viabilità per arrivare alle scuole.